possiamo dirlo, finalmente una vittoria del cuore. Sì, allora, inizio dicendo che è stata una partita bellissima e credo che tutti gli spettatori presenti oggi si siano divertiti perché è stata una partita davvero divertente. Quello che ha fatto la differenza e che ha permesso poi al Trino di ottenere i tre punti è stato sicuramente l'atteggiamento dei ragazzi, quindi oggi la vittoria è completamente imputabile al loro atteggiamento, all'approccio che hanno avuto alla gara. È stata una partita combattutissima, ma i ragazzi hanno veramente messo qualcosa in più rispetto alla Biellese in campo. Sicuramente è stato anche molto utile il chiarimento che c'è stato in società inizio settimana dopo l'ennesima sconfitta, che è servito sicuramente a toccare i tasti giusti in campo. Sono molto contento per la rete di Michele Veglio che si è sbloccato, ha fatto una partita ottima con grande generosità e ha trovato il gol vittoria che è stato importantissimo. Detto questo, c'è da fare veramente i complimenti a tutti i ragazzi che oggi sono scesi in campo perché hanno veramente dato qualcosa in più. Poteva esserci qualsiasi risultato, un 1x2, come l'hai vista? Ho visto come la partita che ci aspettavamo, una battaglia in un campo difficile contro una formazione che ha dei valori, una formazione che era in difficoltà dal punto di vista proprio dei risultati. È una formazione che però trovavo strano prima e lo trovo ancora ad oggi che sia in quella situazione di classifica. In questo campionato ci sono partite semplici, non ce ne sono. Il Trino oggi secondo me ha meritato questi tre punti perché ci hanno messo quel quid in più a livello di energia, di attitudine, di atteggiamento che serve in questo tipo di gare. Noi siamo una squadra che cerca di giocare, che cerca fisicamente, non siamo molto strutturati, sappiamo che c'era questo tipo di gara da affrontare, siamo stati bravi a recuperarla dopo il primo trauma ed era complicato, siamo riusciti a rimetterla in piedi, poi nel secondo tempo gli episodi hanno deciso la gara.